Amici della Macaggi Cingoli, buonasera e bentornati a Pala Quaresima Intervista, il nostro appuntamento settimanale nel quale intervistiamo i ragazzi della serie A2 maschile. Oggi siamo con Mirko Compagnucci. Ciao Mirko. Ciao a tutti. Parliamo subito della bella vittoria contro San Lazzaro di sabato scorso. Avete raggiunto un altro obiettivo, il primo posto nel girone. Purtroppo non abbiamo potuto vedere noi da casa la partita. Com'è andata quella sfida che ha visto i protagonisti di una bella vittoria? Allora, sì, abbiamo, come hai detto bene, Giacomo, raggiunto un altro obiettivo della stagione, ora manca il più importante. La partita di sabato è stata molto bella. In quanto all'inizio eravamo pari, poi siamo riusciti a far valere il nostro gioco, a far valere i nostri giocatori e siamo andati sopra e abbiamo concluso la partita nel migliore dei modi. Ora vi aspettano le ultime tre partite di campionato, a cominciare da sabato prossimo contro i Lions Teramo qui al Pala Quaresima. Come dovrete affrontare quell'incontro contro una squadra che deve salvarsi? Allora, sappiamo che la Lions Teramo ci ha sempre dato filo da torcere, ma stiamo preparando al meglio possibile la partita e stiamo cercando di lavorare più di tutti su noi che su loro, in quanto vediamo già l'obiettivo playoff. Un'ultima battuta sulla Serie B, campionato terminato, 13 vittorie su 14 partite. Com'è andato quel campionato e cosa vi portate dietro da questa esperienza? Allora, la Serie B, come sappiamo, è un campionato per crescere. Sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto. E, veramente, sabato abbiamo giocato un'altra partita che ha fatto vedere che, anche se non era molto bella da vedere, l'abbiamo riuscita a risolvere. Non è stato facile. Ma alla fine abbiamo portato a casa i 2 punti. Grazie Mirko, vi ricordiamo che la partita tra Macaggi Cingoli e Lions Teramo si giocherà sabato 25 marzo qui al Pala Quaresima alle ore 18. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti.